Allora, buongiorno, io vi presento Dina Tomezzoli, che è qui. Dina Tomezzoli, come avete visto nel programma di sabato, avete avuto tutti di nuovo l'invito, anche qualcuno in più se volete darlo ai vostri amici e parenti. Allora, Dina è la giornalista, se siete di Latina la conoscete perché è famosa, almeno a Latina, poi a Frosinone non lo so, comunque anche a Frosinone. E lei condurrà la manifestazione, la celebrazione del 18 sabato. Quindi vi dirà, voi potete vedere quello che è successo l'anno scorso, grosso modo, nelle eventi del 2012 c'è proprio l'intera registrazione completa, così come da questo momento siamo in registrazione. Questo perché? Perché se i relatori, gli esperti che si alterneranno qui, vi diranno qualche cosa, voi non vi ricordate, potete andare a vedere la trasmissione e quindi, perché noi faremo una carrellata naturalmente, qui non potremo affrontare e approfondire tutti gli argomenti. Quindi io do la parola a Dina, che ringrazio sempre per la solerzia e la precisione. Grazie dottor Righetti. Allora, mi dispiace che siete più o meno la metà, però poi magari voi riferirete ai vostri colleghi. Funzionerà così sabato. Sul programma l'orario di arrivo è previsto per le 10. Ovviamente voi là dovrete stare almeno mezz'ora prima, meglio se vi anticipate. Ci saranno due banchetti entrando al piano terzo della curia dove c'è la sala che noi useremo per questa cerimonia. Uno prevede la registrazione delle autorità, l'altro la registrazione dei medici. Voi andrete a registrarvi perché ovviamente dovremo avere le vostre presenze. Una volta che vi siete registrati, entrerete nella sala e entrando sulla destra del palco, guardando il palco, avrete dei posti riservati. La prima e la seconda fila saranno riservate alle autorità, poi ci saranno i medici con 40, 50 e 60 anni e poi voi. I vostri familiari potranno sedersi ovunque, non c'è bisogno che si registrino ovviamente, purché non nei posti riservati. Quando inizierà la cerimonia sarete chiamati, quindi insomma magari l'ordine sarà rigorosamente alfabetico, quindi magari se siete seduti molto in fondo e sapete che più o meno tocca a voi dopo uno o due, cominciate ad avvicinarvi mantenendo la destra della sala, quindi camminando sul bordo, in modo da anticipare qualche minuto i tempi, altrimenti diventa lungo aspettare 3 minuti che arrivate sul palco per... Una volta giunti sul palco dovrete mettere due firme su dei fogli e riceverete dalle mani dell'autorità che è lì il vostro esculapio. Alla fine della... d'argento, perché d'oro è riservato agli anzianotti ovviamente, quindi dovete intanto intraprendere la carriera, poi si vedrà, poi magari ci rincontreremo tra 40 anni. Un'altra cosa importantissima... Oh, noi ci buttiamo avanti, siamo ottimisti, che dite, raga, abbiate pazienza, troppo. Allora, dicevamo, alla fine, una volta che voi avrete firmato e quindi vi sarete portati giù, vi consegneremo una cartella con il giuramento, un paio di fogli con l'iscrizione, i tesserini, insomma, c'è del materiale che voi avrete. Ritornerete a posto, però non ve ne potete andare, quindi non dovete assolutamente abbandonare la sala, perché... Alla fine della cerimonia, quando avremo incontrato anche i medici con 40, 50 e 60 anni, ritornerete tutti nuovamente su. Quindi vi renderete conto che quando noi chiamiamo i medici con 50 anni di attività, di professione, mancano praticamente 8 persone alla fine della manifestazione. Quindi quando sentirete che chiamiamo i medici con 50 anni, vi alzerete tutti e vi porterete alla base del palco sulla destra, vicino alla scaletta d'entrata. Dopodiché salirete tutti sul palco perché sarà il momento del giuramento. Uno di voi dovrà leggerlo a voce alta per tutti. Scegliete, mettete i bigliettini in un cappello, fate come vi pare. Io sabato mattina voglio avere un nome. Ok? Quindi voce chiara, come volete, purché qualcuno lo legga per tutti. Una volta formulato... Scusa, naturalmente il giuramento lo dite pure voi, anche gli altri. Cioè,
Avrete tutti la cartella del giuramento, per cui tutti lo reciterete, ma uno dovrà dirlo al microfono. Per il filmato che poi sarà disponibile su web a vita e soprattutto per chi è in sala che lo deve sentire, quindi mi serve una voce o uno che faccia da portavoce. Una volta terminato il giuramento, non scappate. Scusate, dal potete palco. Seguire, poi dopo ci abbiamo fino alle 5. Collega, puoi ascoltare un attimo, poi dove lo fai dopo? Beccato. Allora, dicevamo, una volta finito e formulato il giuramento, non scappate dal palco, vi fermate, perché dobbiamo fare una foto, perché ci serve una bella foto, tutti belli che guardate l'obiettivo, perché poi l'anno prossimo dovremmo testimoniare, e poi soprattutto qualche giorno dopo, quando usciranno gli articoli sui giornali, dovremmo presentare un prodotto decente, perché la stampa vuole anche questo. Per cui, ecco, questi sono i momenti importanti. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto sabato. Allora, naturalmente sarà registrata, però sarà anche in diretta, quindi quelli che sono rimasti a Roma, insomma, a lavorare, possono vedere. L'anno scorso c'è stata questa... C'è la diretta streaming che verrà trasmessa lì dalla Curia, sì, dalle 9.30 del mattino in poi, quindi collegandosi sul sito dell'Ordine, sì, dei Medici, quindi potete dirlo a vostri amici e parenti che non possono essere lì, potranno vedere l'intera cerimonia. Devo aggiungere altre due cose. Allora, innanzitutto, questa non è una celebrazione, un'esibizione, ma vuol essere un momento importante come quello della laurea. Anzi, professor Della Rocca, si scusa, lo dico a chi si è laureato qui, mi aveva promesso che sarebbe passato nel primo pomeriggio, ma naturalmente chi conosce il professor Della Rocca sa che non ci si può fidare né dell'orario, degli appuntamenti. Quindi chi non lo conosce, lui sempre va in giro con lo zaino, va in giro e non si ferma mai ed è difficile incontrarlo anche. Ma va bene. Allora, voglio dire, non è un'esibizione, ma un momento molto importante. Perché? Perché voi, dopo esservi formati e dopo esservi abilitati, entrate nell'esercizio della professione vera e propria. Quindi significa che occorre festeggiare questo momento, darvi un po' d'ottimismo, perché è un momento in cui tutti vogliono andare fuori. Io se avete visto un pochino in anteprima le news, ho messo una news che vuole andare in Kuwait in 2 giorni, mille letture, insomma, quindi è un'esplosione. E poi un'altra cosa importante per noi ogni anno, con degli introiti che ci dava la Banca Etruria, che ci dà la Banca Etruria perché ha vinto la gara, facevamo un rinfresco. Quest'anno non ce la siamo sentiti per tante cose, per il clima che c'è. Poi, essendo l'anno scorso si era in 500, quindi qualsiasi buffet, ancorché enorme, in 500 persone, i primi 200 mangiano e gli altri 200 non ce la fanno ad arrivare. E abbiamo deciso, siccome è stata istituita da pochi giorni un'associazione dei parenti per gli stati vegetativi, le cinque presenti qui che vogliono fare specializzazioni in anestesia sanno benissimo che significa il coma e che poi non riprende, il coma vegetativo. Noi abbiamo e sono delle situazioni fuori di ogni possibile immaginazione, se non se li si conosce, non si va a casa di queste famiglie, in quanto in questa provincia non c'è nessun centro di riabilitazione. Quindi vanno 6 mesi, un anno in giro per l'Italia, vendendosi tutto quello che hanno perché assistere, e poi a casa, e hanno bisogno di qualcosa. Per cui noi i soldi, l'avete visto nel programma, la somma che ci dà la Banca Etruria la darà secondo la scaletta che c'è scritto anche a questa presidente giovane come voi, che ha il papà, sono due sorelle, il papà è stato vegetativo da 8 anni. Volevo dire un'altra cosa che mi sfugge adesso, riguardo gli stati vegetativi, l'ho detto, ecco, la Dina Tomezzoli non è che si è dimenticata, ma siccome non c'è nel programma, allora dopo che ho parlato io,
I veterinari ci hanno chiesto di festeggiare i loro 15 iscritti, naturalmente sarà una cerimonia un po' più breve rispetto alla vostra. Sono solo 15, quindi si fa presto. Si presenteranno tutti quanti nel palco, il giuramento loro è molto breve e ci hanno chiesto e noi naturalmente lavoriamo insieme ai veterinari. Ricordatevi, la salute degli animali è una spia della salute dell'uomo, non so se questo verranno detto all'università. Einstein disse, quando moriranno le api morirà l'umanità, quindi... Noi lavoriamo molto con tutte le altre istituzioni per la salvaguardia dell'ambiente. Il nostro responsabile del gruppo di lavoro è Pasquale Milo, che vi presento, ed è un medico di famiglia che lavora a Terracina ed è segretario dell'Ordine. Vi saluta. Sì. Mi sembra di aver tutto e comunque... Tanto noi con l'SMS vi raggiungiamo ovunque e qualsiasi cosa che vi potremo dire vi mandiamo l'SMS. Perché abbiamo mandato subito un MLSMS? Poi ve lo spiegherà il signor Biasini che era qui, eccolo qua. Lui è responsabile del web, delle comunicazioni, quindi vi dirà, oggi come oggi è inutile mandare una lettera. Prima perché quando arriva già... È sorpassata come notizia e secondo perché non è sicuro che il postino ve la consegni perché c'è un 20% di lettere che non viene recapitata. Quindi fatta questa premessa e poi comunque l'altra regola è questa, potete interrompere in qualsiasi momento, se c'è qualcosa che non capite, che ancora non siete medici, lo sarete, noi ci riuniamo oggi. Quindi verranno altri 9-10 consiglieri che mangeranno con noi e nell'intervallo vi scriveremo. Quindi da domani, se volete avere il numero, subito, se volete, insomma, subito, vi stanno aspettando per essere assunti, lo potete avere subito. Comunque da domani mattina non siete più, diciamo, se lavorate non siete più abusivi, avete tutte le carte in regola. Insomma, entrate a far parte di questo caotico mondo del lavoro in pratica. Questo è il succo. Va bene, Dina, ti ho dato quel materiale, va bene così? Va bene così, noi ci vediamo sabato, mi raccomando, tranquilli perché sarà divertente. Oh, perché ho organizzato così nei particolari? Perché alle 10 comincia, la banda vi accoglierà del comune di Latina, la banda, l'inno di Mameli comincerà alle 10 e alle 12.30 ce ne andiamo via tutti insieme. Così andate a brindare e a festeggiare. Il signor Nando Ginnetti è una persona molto importante, lui fa insegnare le 700-800 foto e gli diciamo di farne un po' di meno perché poi chi si mette in posa, sta scherzando, e le avrete tutte quante sul sito naturalmente. E se poi volete alla fine fare una foto con i familiari o gli amici, lui è a disposizione fuori, potete chiedere. Ciao Dina, buon lavoro. Allora, io come prima esperto, avete visto, noi abbiamo due defezioni stamattina, la signora Borsari che si interessa della previdenza e che è a letto con la febbre e la dottoressa Santoro, poi vi spiegherò che funzione ha, sistema gestione qualità, ISO 9001-2008, conoscete la ISO qualcosa? Niente, vabbè, meglio così, così ve lo spiegheremo. Do la parola al dottor Damiani. Il nostro dottor Damiani è un laureato in economia e commercio ed è nostro consulente da 16 anni ed è consulente di 16 ordini e collegi in Italia. È molto esperto perché non sempre i commercialisti sanno la materia medica. Va bene? E lui, sulla base dell'esperienza di quelli che li chiamano e tutto quanto, cercherà di dirvi le cose più importanti. E il dottor Damiani è abituato a parlare in modo abbastanza veloce, appena va veloce alzate la mano tutti quanti in modo che lui va più piano, se no io lo devo sempre riprendere e poi è brutto che riprenda un collega professionista, fatelo voi, alzate la mano in modo che lui capisce di rallentare perché non se ne accorge. Solo, quindi a lei la parola, la ringrazio. Ok, buongiorno. Allora, nei 16 anni praticamente che ho vissuto qui dentro come consulente ho avuto occasione di parlare con tantissimi neo iscritti che hanno avuto quasi sempre con evoluzioni che in qualche modo si sono seguite soprattutto sulla base delle novità fiscali e mi sono reso conto che sostanzialmente la domanda che quasi sempre viene posta da parte dei neo iscritti nel momento in cui si iscrivono all'ordine, nel momento in cui si cominciano a entrare nel mondo del lavoro, è quello di sapere
qual è il comportamento da tenere dal punto di vista fiscale? E poi, classica domanda che c'è sempre, è quella di sapere se e quando bisogna aprire la partita IVA. Intanto partiamo subito da un presupposto, è che nel momento in cui voi incominciate a guardarvi intorno e a cercare più o meno sporadiche attività lavorative, siete comunque soggetti fiscalmente rilevanti. Quindi non esiste nessuna prestazione sanitaria che possa essere in qualche modo svolta senza doverne rendere conto nei confronti del fisco. A questo punto, la prima grossa distinzione che si può fare anche, torno a ripetere, appoggiandomi sulle esperienze e sulle domande che tanti di voi negli anni mi hanno fatto, è quella che può essere fatta tra lo svolgimento di un'attività occasionale e un'attività professionale assidua, nel senso che a volte si tende a dire che comunque nel momento in cui viene svolta un'attività occasionale, che può essere una sostituzione di un collega o può essere una visita o qualcos'altro, non c'è comunque bisogno di aprire la partita IVA, basta fare un'attività occasionale, una ricevuta per prestazioni occasionali con codice fiscale e si sta a posto senza problemi. E molto spesso la domanda è quella di sapere qual è il limite oltre il quale scatta l'obbligo di partita IVA. Il limite molto semplicemente non esiste, nel senso che bisogna caso per caso fare una verifica di quella che è l'attività svolta. Intanto, brevissima premessa è quella di specificare che io ho parlato di ricevuta come documento fiscalmente rilevante, nel senso che voi come medici, nel momento in cui percepirete delle somme di denaro, dovrete fare una fattura che nel caso dei medici si chiama ricevuta per prestazioni sanitarie. E la ricevuta può essere fatta nel caso di assenza di partita IVA con l'indicazione del semplice codice fiscale o nel momento in cui si è titolari di partita IVA attraverso l'indicazione della partita IVA stessa. Torno a ripetere che in generale non c'è una regola vera e propria, nel senso che se noi andiamo a spulciare un attimino Google e cerchiamo delle risposte, si dice che basta svolgere una prestazione sanitaria per essere soggetti a obbligo di partita IVA. Perché la prestazione occasionale è quella che voi fate nel momento in cui percepite una somma di denaro, genericamente considerata in qualche modo non strettamente collegata alla vostra attività lavorativa, ma nel momento in cui voi fate una prestazione sanitaria come iscritti ad ordine, svolgete un'attività professionale e come tale ci sarebbe l'obbligo di partita IVA, sempre e comunque. È un'interpretazione sicuramente un po' restrittiva, perché a volte può succedere che ci sia l'eventualità che qualcuno di voi non abbia, anche questa è un'ipotesi da considerare, intenzione di iniziare a lavorare a breve scadenza, perché magari ha un concorso di specializzazione a breve scadenza, dice non mi guardo intorno, non voglio fare nulla, aspetto di vincere il concorso per la specializzazione, in quel caso la partita IVA sarebbe completamente incompatibile e non voglio fare nulla. In quel caso, se poi esce una singola prestazione, una singola attività lavorativa, è ovvio che la partita IVA diventa un po' eccessiva e quindi come forzatura, chiamiamola così, tollerata da parte del fisco, si può eventualmente anche partire dal presupposto che si possa svolgere questa attività documentando l'introito percepito attraverso una semplice ricevuta. E una cosa importante da specificare poi, che quando vi troverete a lavorare, se questa ricevuta la farete nei confronti di un privato, sarà una prestazione non soggetta a ridonata d'acconto. Nel momento in cui andrete a fare questa prestazione nei confronti di un altro soggetto, sostituto di imposta o più genericamente nei confronti di un altro professionista o di un'impresa, dovrete applicare la ridonata d'acconto. Adesso cerco di spiegarvela nel modo più semplice possibile. Comunque il presupposto è quello secondo cui i professionisti in generale, nel momento in cui percepiscono delle somme di denaro, vedono trattenuto il 20% dei loro compensi che poi la persona che vi ha dato la somma dovrà versare nei confronti dello Stato. Facciamo un esempio pratico. Se voi vi ritroverete a dover fare un certificato di natura assicurativa, classico esempio di prestazione occasionale, nel senso che qualche persona, un amico, un parente vi dice ho bisogno di un certificato per l'assicurazione. Questo certificato voi ve lo fate pagare a una cifra più o meno minima, se la persona che vi dà la somma di denaro è un privato non dovrete fare nulla. Quindi faccio un esempio, questo certificato costa 30 euro, farete una ricevuta per 30 euro, non c'è imposta di bollo perché l'imposta di bollo scatta oltre i 77,47 euro centesimi, il vecchio 150.000 lire insomma. In quel caso dovrete tener conto che comunque vi sarà l'obbligo di apporre una marca da bollo da 1,81 euro.
Nel momento in cui invece questa prestazione fosse svolta nei confronti di un vostro collega che vi chiede una sostituzione per il periodo estivo, essendo il vostro collega un soggetto con partita IVA, in questo caso vi sarà l'obbligo di dover calcolare la rinnovata conto nei confronti della somma che voi andrete a percepire. Quindi, facendo sempre un esempio di una somma X, un 500 euro pattuiti per una sostituzione in un periodo, voi dovrete fare questa ricevuta specificando 500 euro più una marca da bollo da 1,81 euro meno il 20% di rinnovata conto. È naturale che nel momento in cui lo andrete a fare vi ricorderete ben poco di queste cose, però sappiate comunque che quando vi chiederanno di applicare la rinnovata conto saprete di massima già cos'è. Saprete che ci sarà la marca da bollo per tutte le prestazioni superiori ai 77 spicci euro e comunque che tutto questo può essere svolto in maniera occasionale nel momento in cui resta veramente una cosa assolutamente sporadica. Perché se voi doveste andare, ipotesi, oggi all'Agenzia delle Entrate e dire io devo svolgere un'attività sanitaria, devo fare una visita, devo emettere una fattura, devo aprire o no la partita IVA, vi diranno sicuramente di sì. A questo punto parliamo della partita IVA, che per tanti anni è stato lo spauracchio dei vostri colleghi, almeno fino a 4-5 anni fa, fino a quando non è entrato in vigore il regime di contribuenti minimi. A questo punto una domanda, scusate, avete mai sentito parlare di regime fiscale di contribuenti minimi? Quindi è una cosa completamente nuova, mi sembra strano che all'università, almeno per passaparola, non svolga la voce. Allora, da 4-5 anni il problema per voi giovani medici si è molto attenuato, nel senso che questo regime fiscale è un regime che in qualche modo è nato espressamente per persone, diciamo così, alle prime armi o come ancora ai primi guadagni e soprattutto nei confronti di coloro che iniziano a lavorare ma previsibilmente avranno introiti abbastanza limitati per un periodo di tempo abbastanza lungo purtroppo. Prima di andare avanti una brevissima parentesi, avete mai sentito parlare di studi di settore? Niente, neanche, ok, comunque lo studio di settore, adesso cerco col tempo a disposizione di essere abbastanza veloce, è comunque sia uno strumento messo in piedi dall'amministrazione finanziaria con il quale si vanno a calcolare dei redditi presunti nei confronti di soggetti titolari di partita IVA sulla base dell'attività svolta, dell'età, dell'anzianità di servizio e di una serie di altri parametri. Fino a 4-5 anni fa il medico che apriva la partita IVA doveva automaticamente in sede denuncia dei redditi compilare il modello degli studi di settore e per il solo fatto di essere medici si presupponeva che ci fossero dei guadagni comunque non dico elevatissimi ma sicuramente superiori a quelli reali ed era un grossissimo problema perché questo significava che nel momento in cui il medico apriva la partita IVA sapeva già che salvo imprevedibili sorprese non era a posto col fisco perché magari a fronte di un fatturato di X lo Stato avrebbe presupposto un fatturato almeno due volte superiore ed era un problema anche alla luce del fatto che voi nel momento in cui entrerete nel mondo del lavoro vi renderete conto che anche quando andrete a fare colloquio o comunque sia a cercare opportunità di lavoro difficilissimo almeno in una prima fase che vi offriranno posti di lavoro dipendente ma quasi sempre vi offriranno la possibilità di andare a lavorare con partita IVA. E quindi nel momento in cui la partita IVA non è più un'opzione ma un obbligo, in passato questo creava grossi problemi, perché io mi ritrovavo che veniva il giovane medico e mi diceva mi hanno offerto di fare, ad esempio, direttore sanitario a un laboratorio, mi offrono X euro, ad oggi questo è il mio unico fatturato, ci sto negli studi di settore? No, assolutamente. A quel punto o rifiutava il lavoro o iniziava a lavorare consapevole che comunque aveva già qualche piccolo scheletro nell'armadio. Chiusa questa parentesi, questo problema non c'è più. Nel senso, oggi esiste un regime di contribuenti minimi. Per minimi si intende fatturato fino a 30.000 euro annui, assenza di personale dipendente e assenza di, come posso definire, di beni ammortizzabili, in generale di macchinario o attrezzature inferiore a 15.000 euro. Questo naturalmente è ovvio che per un oculista sarebbe un problema, ma in questa fase parliamo di medici non ancora specializzati, quindi difficilmente avrete grossi macchinari da utilizzare almeno i primi tempi. In questa fase voi quindi, se e quando vi ritroverete a svolgere attività lavorativa, se l'attività lavorativa sarà più o meno stabile, nel senso che potrà essere o un vero e proprio incarico, potrà essere quindi presente un posto di lavoro presso una clinica privata o presso una qualsiasi altra struttura, potrà essere un incarico professionale sotto forma di direttore sanitario, potrà essere
perché no, anche un posto presso ambulanze, guardie medico, comunque tutti i posti dove vi chiederanno comunque sia di aprirvi la partita IVA. Voi sapete che fino a 30.000 euro di fatturato non avrete grossi problemi col fisco e avrete un sistema fiscale assolutamente agevolato, nel senso che comunque fino al quinto anno, cerco di essere più preciso, fino al 35° anno di età, o per coloro che hanno già qualche anno in più fino al 35° anno di vita, purché non sia, scusate, mi sto spiegando male, quindi fino al 35° anno di età o per fino al quinto anno di partita IVA per coloro che superano i 35 anni. Quindi se tra qualcuno di voi ci fosse un 32enne, nel momento in cui apre la partita IVA questo regime vale un po' di meno. Però grosso modo siete tutti abbastanza giovani, quindi fino a 35 anni voi potrete, a meno che non ci siano stravolgimenti naturalmente nel governo che vadano ad abolire tutte queste cose, avere questo regime fiscale agevolato che presuppone una tassazione irrisoria, il 5%. Voi considerate che se andrete a fare una tassazione ordinaria su 30.000 euro di fatturato, grosso modo parliamo di una tassazione che oscilla intorno ai 7-8.000 euro annui. In questo modo, con questo regime fiscale, voi se fatturate fino a 30.000 euro pagate il 5% omnicomprensivo di qualsiasi forma di tassazione. Adesso non vi sto a spiegare cosa sono IRPEF, IRAP, addizionali comunali e regionali perché non è questa la sede. Comunque è un regime fiscale assolutamente agevolato. Non siete soggetti agli studi di settore, nel senso che se voi dite apro la partita IVA perché ho trovato un posto di lavoro che per oggi mi rende 2.000 euro annui, 1.000 euro annui, voi andate a fare la denuncia ai redditi, dichiarate questi 1.000 euro, ci pagate i 50 euro di tasse e finisce lì. Nel senso che comunque sia non c'è il rischio che un giorno l'amministrazione finanziaria vi venga a chiamare per chiedervi spiegazioni del perché avete fatturato così poco. E in più, altro grosso vantaggio della partita IVA è quello di poter portare in deduzione quelli che sono i costi sostenuti per l'attività svolta. Quindi adesso vi faccio un esempio, perché una domanda che molto spesso mi è stata portata in passato da parte di qualche medico è dire: io non voglio aprire la partita IVA, preferisco svolgere le mie poche attività come prestazioni occasionali, anche perché comunque sia non c'è nessun guadagno, non è assolutamente vero. Facciamo l'esempio che per tutti voi esca un ipotetico primo lavoro X, facciamo una cifra tonda che possono essere i 1.000 euro. Nel momento in cui voi avete paura di aprire la partita IVA o pensate che sia una cosa che non siete in grado di controllare, decidete di gestire questa forma di introito, anche perché qualcuno vi avrà consigliato di fare così sotto forma di prestazione occasionale, voi sapete che su quei 1.000 euro avete guadagnati andrete a pagare a fondo completamente perduto 200 euro di imposte. Nel momento in cui sugli stessi 1.000 euro vi aprite la partita IVA, voi potrete prima di tutto portarvi in deduzione dai quei 1.000 euro i costi sostenuti per l'attività svolta. Faccio esempi abbastanza evidenti: la tassa sull'iscrizione all'ordine, che è un onere deducibile. Quindi per chi ha partita IVA, la di 190 euro che pagate all'ordine sono un costo che va in deduzione delle somme percepite. Possiamo parlare della polizza professionale, che di fatto è obbligatoria e comunque per voi sarà un costo che potrà essere portato in abbattimento. Quindi se in questo ipotetico. Se mi dite che ho più tempo vado più lentamente. No, è ovvio che adesso mi fermo e proverò a fare qualche domanda. No, finisco il periodo giusto per dire che comunque con la partita IVA ci sarà la possibilità di poter portare in deduzione tutti gli oneri sostenuti e su quello che avanza, cioè su questi ipotetici 1.000 euro meno i costi sostenuti, si pagherà il 5%. Quindi il risparmio è evidentissimo e diventa ancora più elevato quanto più la somma si incomincia ad avvicinare ai 30.000 euro, che ricordiamo sono il limite oltre il quale non siete più contribuenti minimi, ma diventate contribuenti ordinari a tutti gli effetti. Adesso, molto velocemente, come ha detto il Presidente, ho fatto una brevissima panoramica di quello che può essere la situazione fiscale che vi si prospetta nel momento in cui incomincerete a guardarvi intorno per cercare lavoro. C'è già qualche domanda?
Ho acceso il microfono, non si può registrare. Ripeto, il dottore ha fatto una carrellata, adesso c'è qualche domanda, però ricordatevi che nei giorni dispari, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10 alle 12, potete chiamare, poi magari se lui è occupato chiederà il numero, vi metterete d'accordo per un colloquio telefonico oppure potete venire qua. E tutto qui, può continuare, scusi dottore. Ma sì, allora stavo dicendo, intanto se c'è qualche prima domanda, prego.